Ciao, io sono Kevin Cortella e tu stai ascoltando Future Presente, il podcast dove normalmente, 10 minuti alla volta, scoprirai come la sua prima puntata potrebbe anche essere l'ultima. Ma questa settimana sarà tutto un po' diverso. Anzitutto ci sarà un unico episodio. Ma, seconda cosa, sarà più lungo del normale e, terzo elemento, sarà un episodio purtroppo peggiore del normale in quanto a qualità audio perché purtroppo sto registrando con il telefono, con un microfono che non è il mio normale, con un ambiente circostante con qualsiasi rumore molesto possibile e quindi sto facendo il possibile per produrre qualcosa di ascoltabile, ma non sono per niente certo di quello che ne potrà risultare. Ma ci tenevo che perlomeno questo ci fosse per dare continuità a questi nostri appuntamenti. Quindi perdonatemi per questa, chiamiamola, mancanza, ma è il massimo che potevo fare in questo momento della mia vita. Spero comprendiate, magari addirittura vi piacerà di più avere soltanto un episodio, ma più lungo, più corposo. Come sempre, io aspetto vostre opinioni e adesso vi porto con me in Islanda. Torniamo nel 2016, torniamo a quel giugno. Torniamo a quel giorno in cui saluto la mia famiglia ospitante in Finlandia, a quel giorno in cui completo i miei 9 mesi come ragazzo alla pari. Torniamo a quel giorno in cui salgo su un aereo per il mio primo vero viaggio da solo. Certo, ero stato anche in Svezia, completamente in solitaria, senza il telefono, ma era stata una cosa di 2-3 giorni e molto lussuosa, se così possiamo dire, perché avevo dormito in un hotel. Insomma, l'Islanda si proponeva ai miei occhi come la mia prima avventura. Mi ero procurato una tenda con i controfiocchi, avevo comperato dell'equipaggiamento ed ero, pensavo perlomeno, di essere pronto a tutto. Già mentre sorvoliamo l'Islanda e ci prepariamo all'atterraggio, la sensazione è di essere arrivati su un altro pianeta. C'è qualcosa di bollente nelle mie vene, qualcosa che ribolle, che non è soltanto sangue. Perlomeno ci sono anche delle emozioni miste a quei globuli rossi che circolano nel mio corpo e io non sto più nella pelle. Quando arriviamo a Keflavik, l'aspetto del panorama è extraterrestre. Non si vedono case, non si vede nulla, soltanto rocce vulcaniche ovunque, soltanto terreno nero. Vengo portato dall'agenzia di noleggio a prendere la mia Suzuki Jimny e anche quello, devo dire, mi gasava un sacco l'idea di guidare una Jeep. Era la prima volta che avrei condotto un veicolo noleggiato e soprattutto sarebbe stata la prima volta al volante di una macchina che ti dà quella sensazione di poter andare ovunque. Purtroppo, quando entro nell'agenzia di noleggio, scopro mio malgrado che il mio veicolo non è più disponibile. E indovinate un po' che veicolo mi propongono? Una Fiat Panda 4x4. Chiaramente lo prendo come un segno del destino. Io, l'Islanda, una tenda, una panda. Mi sembrava che facesse perfettamente rima. E mentre firmo le carte, mi vengono spiegate per filo e per segno quali potrebbero essere le disgrazie a cui vado incontro in Islanda. Perché quando si stipula l'assicurazione con un'agenzia di noleggio, l'Islanda ha varie clausole che non si trovano in altri paesi del mondo. Per esempio, la protezione contro i lapilli, contro le eruzioni vulcaniche, le tempeste di sabbia, c'è di tutto. Ma le due cose a cui fare più attenzione sono le pecore e il vento.
Le pecore sono causa di decine e decine di incidenti ogni anno. Ci sono foto di incidenti che sembrano avvenuti ad Imola e invece si è sulle giganti strade islandesi dove sembra difficile pensare che qualcuno possa andare fuori strada. Eppure questi simpatici animaletti attraversano la strada nei modi più imbarazzanti e imprevedibili possibili. Per il vento dovete tenere in considerazione che può soffiare anche a velocità superiore ai 150, 180, 200 km orari in base alla tempesta, perché dovete pensare che l'Islanda è localizzata in mezzo all'oceano e qualsiasi tipo di corrente arriva da destra, sinistra, nord, sud, ovest, est, rotta verso casa di Dio. Insomma, se c'è del vento, quando parcheggiate pensate a come parcheggiate, perché se voi aveste la brillante idea di parcheggiare non controvento, ci sono fior fiore di fotografie che vi mostrano macchine prive della portiera, trascinata via col vento. Salgo a bordo e comincio la mia avventura. E la comincio nel modo più incredibile possibile, con il mio primo sole di mezzanotte. Questa è la caratteristica dell'Islanda estiva. Il sole per 2 mesi non tramonta mai. Lo si vede scendere, poi stare appoggiato sulla linea dell'orizzonte e poi risalire. Quindi se qualcuno pensasse di andare in Islanda, io consiglio andateci con qualcun altro. Perché quando uno dorme, l'altro può guidare. Quello sarà uno dei pochi soli di mezzanotte che avrò l'opportunità di vedere. Poi sarà un continuo piovere. E non solo pioggia, sarà un continuo soffiare di vento che trasforma la tenda in una lavatrice. E i miei piani cominciano subito ad andare a rotoli. L'idea era quella di riuscire a girovagare per tutte le 2 settimane solo e sempre con la tenda, ma date le condizioni meteo, già alla seconda sera mi trovo a dover cercare frettolosamente un alloggio. Questo è un aspetto su cui fare molta attenzione. L'Islanda è un paese molto dispendioso da un punto di vista economico. Di tutti i viaggi fatti fin qui è stato quello più costoso. E sono consapevole che lo è stato soprattutto per 2 motivi. Era il mio primo viaggio, quindi non ero per niente conoscenza di couchsurfing, workaway o di altre modalità di viaggio molto economiche. Secondo aspetto, non avevo prenotato e preparato nulla. È successo più di una volta di dover arrivare in una città, cercare alloggio e non trovare alloggio. E vi è in particolare una sera che ricordo, dove sono finito a dover pagare una stanza d'albergo 130 euro. Inoltre, altro piccolo avviso, l'Islanda non è un paese per tutti. Si pensa che andare in Islanda sia come andare ai Caraibi. E per alcuni aspetti è vero, ci sono le spiagge nere, ci sono le spiagge dorate, però ci sono anche molti pericoli. Pericoli che provengono prevalentemente dal sottosuolo. Non vorrei dire una stupidaggine, ma se ricordo bene, l'Islanda è completamente autosufficiente da un punto di vista energetico, perché il sottosuolo ribolle. Si vedono geyser molto frequentemente, si incontrano sorgenti termali in ogni dove, fiumi spesso sono bollenti e questo aspetto le persone non l'hanno ancora del tutto capito. Non hanno capito che l'acqua potrebbe essere anche sopra i 100 gradi e non è infrequente venire a contatto con storie di persone completamente ustionate perché si sono cambiate, si sono tuffate dentro a questo fiume che sembrava così caldo, e lo era caldo, ma quel tantino troppo caldo. Così come è frequente sentire di persone che sono state trascinate via dai fiumi, perché tutta la parte centrale dell'Islanda è un territorio che viene permesso soltanto a coloro che hanno un veicolo 4x4, per via proprio di queste insidie che l'entroterra nasconde. Insidie che molti turisti che vogliono mettersi alla prova non prendono del tutto in considerazione, e poi naturalmente succede quel che succede.
Io quell'entroterra lo visito soltanto una volta e lo riesco a fare non grazie alla mia macchina, che purtroppo non aveva il permesso per poterci entrare, ma grazie alla macchina di Sara, Saskia e di altre due ragazze. Chi sono Sara e Saskia? Questa è una delle parti più belle della storia, perché Sara e Saskia sono due ragazze conosciute in Lapponia che casualmente si trovavano in Islanda proprio quando c'ero anch'io. E lo venimmo a sapere di questa sovrapposizione pochi giorni prima della mia partenza. Quindi il mio programma di viaggio è stato stravolto in modo da poterle raggiungere. Stravolto significa che io ero andato in Islanda con l'idea di seguire Walter Mitty, di visitare tutti i posti del film e potermi sentire al 100% immedesimato con quel personaggio che aveva davvero dato la motivazione per cambiare concretamente la mia vita. Badate bene, molti di questi luoghi io riesco a visitarli. Dove Walter Mitty combatte lo squalo, io vado in cerca di balene e trovo le orche. Dove Walter Mitty va in bicicletta, io passo con la mia pandetta. E vi giuro che quel momento è stato uno dei più emozionanti, perché guardarsi attorno e rendersi conto che non è un fotomontaggio, non è che il film ha reso migliore, ha edulcorato il paesaggio, no. È veramente mozzafiato come sembra in quelle scene del film. E poi c'è Skógafoss, che assieme a molte altre è senza dubbio uno degli emblemi dell'Islanda. Un'Islanda che possiede un numero di meraviglie naturali indefinito e indefinibile. È un continuo di vulcani, ghiacciai, iceberg. Il mio intento era quello di compiere il giro della cosiddetta Ring Road, l'autostrada circolare che costeggia tutta quanta l'Islanda. Purtroppo, per via sia di mancanza di tempo, ma soprattutto a causa anche del maltempo che mi rallenta, non riuscirò in questo intento. Ma riuscirò invece nell'intento di raggiungere le mie amiche e di condividere con loro una parte di questo viaggio. Dell'Islanda ho tantissimi ricordi, ma quello con cui voglio chiudere è quello che dà il titolo a questa puntata, Afram Island, che si sente urlare dalle bocche degli islandesi in continuazione e più o meno con questa intonazione: Afram Island! Afram Island! Potete immaginare cosa io stia urlando. Forza Islanda! Pa, 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 pa. Perché il 2016 era l'anno degli europei ed era l'anno in cui l'Islanda stava facendo assolutamente faville. Nessuno ci credeva, gli islandesi per primi erano fuori di testa di fronte alle prestazioni calcistiche dei loro connazionali. Ogni volta che l'Islanda giocava, l'intera nazione si fermava. E c'è stata una serata a Reykjavik, la mia ultima sera in Islanda, dove si giocava contro l'Inghilterra. Dico si giocava perché era impossibile da turista non venire catturato da quell'energia e quando l'Islanda batté anche l'Inghilterra fu festa grande. Balletti per le strade delle città, cori, canzoni e come ogni festa i fuochi d'artificio. C'è un piccolo problema, c'è il sole di mezzanotte. E gli islandesi lo sanno, ma per loro non importava. L'importante era semplicemente sentire i botti e immaginare che quelle luci si stessero propagando nel cielo. Quando il giorno dopo salgo sull'aereo che mi accompagna in Italia, che mi riporta a Milano Malpensa dopo 9 mesi dalla partenza, mentre stiamo atterrando, il pilota ci comunica la temperatura esterna dell'Italia, ci augura una buona permanenza e conclude dicendo: Forza Islanda, la prossima campionessa d'Europa.